tutti i fondali che non vedi messi in fondo, che tu come li prendi ti arriva tutta la pittura addosso e si macellano le mani e mi duole il cuore. I pupi non sono morti a Messina e ancora oggi noi lavoriamo grazie all'impegno, alla tenacia, alla forza, alla passione di mio padre. Il suo sogno era quello di realizzare un teatro stabile. Lui è morto con questo sogno. Nel momento in cui muore il puparo, con lui muore delle mie cose che un domani si potranno mai capire e scoprire. È vero che nascono come pezzi di legno, come figure inanimate, ma in ogni pupo vi è la passione di chi l'ha realizzato. E vi è anche l'anima in un certo senso, perché al pupo viene data una personalità, viene data una caratteristica ben precisa. Nel momento in cui si trova sulla scena e si muove, non è più il pupo che si sta muovendo, ma è il puparo che sta dando il massimo perché quel pezzo di legno, quel pezzo di ottone possa interagire con chi sta di fronte, con lo spettatore, possa trasmettere delle emozioni. Un posto dove poter fare un museo, forse l'unico museo del mondo, per la nostra città. Bentornati a Voce di Popolo, ricominciamo da qui quest'anno, in conclusione di gennaio per quando registriamo. È una puntata che abbiamo deciso di dedicare alla cultura. Parleremo di una cultura negata, una cultura che non viene al momento riconosciuta per come dovrebbe, lo sentiremo dai suoi protagonisti. La Sicilia è terra di opera dei pupi. L'opera dei pupi passa per tutte le città più importanti della Sicilia, ha una tradizione storica antica. A Messina risale al 1810, anno in cui iniziò l'avventura pupara dell'opera dei pupi della famiglia messinese, della famiglia dei Gargano. Una famiglia messinese per adozione, come vedremo, ma che si è radicata e che ha vissuto la propria storia di pupari proprio nella città di Messina. Una cultura, dicevamo, dimenticata, forse non compresa, forse non completamente capita, sicuramente, come dicevamo, dimenticata, perché non si riesce con un patrimonio di più di 700 pupi di proprietà della famiglia Gargano a fare in modo che possa avere una propria localizzazione, la creazione di un museo, visto che i percorsi messinesi del turismo alla fine sono sempre gli stessi, quindi potrebbe essere un'ottima alternativa. Ma diamo immediatamente la parola ai protagonisti, che sono due dei tre fratelli della famiglia Gargano, due degli ultimi tre pupari della città di Messina.